Siamo per assistere al match clou della nona giornata di ritorno del campionato di A2 femminile di pallavolo tra l'Inas Italia e la Landis System Matera. Le squadre sono già in campo. Commentiamo questa partita insieme a un giovane personaggio ormai noto nella pallavolo umbra in generale, Perugina in particolare. Abbiamo a fianco a noi Luigi Trovarelli, secondo allenatore dell'Arts Casse Bruciate, e la redattrice del Corriere dell'Umbria Monica Costantini, che ci darà commenti sulla gara. La partita si preannuncia molto calda, sia per la posta in palio, sia perché l'Inas Italia vuole far bella figura davanti al suo pubblico contro la prima della classe. Ricordiamo che la Landis System Matera conduce il campionato con 36 punti, ha soltanto subito una sconfitta a Roma contro la Bit Computer, mentre la classifica dell'Ina non è da meno. Infatti la squadra del coach Vagnarelli ha subito soltanto 3 sconfitte e è seconda in classifica solitaria a punti 32. Vediamo i sestetti in campo. Allora, Lina scende in campo con Marcelli, Solari, Solazzi, Dolmen, Martini e Ciumè, mentre la Landis System con De Giusti, Giudi, Krasteva, Popa, Stignani, Zrilic. L'allenatore della Landis System è il signor Damiani, l'allenatore della Inas Italia è il signor Vagnarelli. Allora, vediamo subito un primo commento a inizio della partita dal coach Trovarelli. Che cosa ne pensi di questa partita? Spero che sia vibrante come la presenza del pubblico fa pensare. Due squadre hanno potenziale tecnico per farci assistere a una partita ottima, di ottimo livello. Speriamo. Monica, di questo pubblico che ne pensi? Veramente è fantastico, hanno una cosa in comune, i colori bianco-rossi, e sembra che forse questo ha aiutato anche la sportività da entrambe le parti. Da una parte gli sportivi lucani urlano Forza Perugia, dall'altra parte Forza Matera, è la vittoria dello sport sicuramente. Ci sono quindi tutte le premesse per una bella gara, anche la tranquillità psicologica delle due squadre che ormai hanno quasi raggiunto i loro obiettivi. Infatti Lina, c'è un minuto di raccoglimento per la morte dell'arcivescovo Pagani. Allora, dicevamo che le premesse per una bella gara ci sono tutte. L'Inas Italia ormai ha raggiunto il suo obiettivo, cioè i playoff. La Landis System invece cerca qui a Perugia i due punti che le danno la certezza matematica della promozione in A1. Trasmettiamo in un chiasso assordante, abbiamo la presenza di tanti tifosi di Matera e subito la Landis System conquista la palla con la numero 11, Ciudi Licia. Dobbiamo rilevare che la squadra della Landis System annovera fra le sue file delle naturalizzate, la Ciudi è una di queste, e vediamo subito un fallo che porta subito in vantaggio la Landis System. Al servizio la numero 5. La Landis System conquista un altro punto. Ancora un errore da parte della Inas Italia e siamo 3-0 per chi batte. E ancora la Ciudi a segno con un bel pallonetto. Ci pare che la squadra di Inas Italia sia un po' contratta. Siamo 4-0 per la Landis System.
ecco la Marcelli appunto che conquista il servizio e il diritto alla battuta. Abbiamo al servizio la Solari sul punteggio di 0-4. Ecco il primo punto per l'Ina Sitalia su un errore di ricezione della Landy System che commette 4 palleggi. E ancora la Ciudi alla conclusione, la Ciudi va subito in battuta sul punteggio di 4-1. Dolmen, Ciumè alla conclusione e poi la Stignani manda fuori questa conclusione. Ancora cambio palla, 4-1. E ancora la Stignani che manda fuori questa conclusione. 2 per chi batte, 4 per chi risponde. Ancora la Dolmen al servizio. Riconquista subito la palla la Landy System con la De Justiris, una naturalizzata argentina. Ricordiamo che viene fiscata un'invasione alla Martini, quindi ancora cambio palla, 5 per chi batte, 2 per chi risponde. Ricordiamo che la Landy System va un bel recupero. Fatto alla costruzione, la Martini che viene murata e siamo sul 6-2. Dicevamo che l'unica straniera della Landy System è la Krasteva, una bulgara del 1955, 1,80 m, che rientra dopo qualche giornata per un infortunio. Recupero della palla della Sirio, che ancora la Landy System aggiunge un altro punto, siamo 7-2. Che cosa te ne sembra, Luigi, della difesa della Landy System? Penso sta funzionando al meglio, così come il muro che riesce a contrastare validamente tutte quante le combinazioni che finora ha offerto alle sue compagne, alle sue attaccanti la Solari. Ci è sembrata l'Ina Sitalia un po' contratta in questo inizio, che ne pensi? Sì, mi sembra che il fattore psicologico le stia un po' bloccando, senza dubbio Ela, il tifo avversario che si fa sentire molto, sta avendo il suo peso nel questo inizio di gara, che mi sembra un po' nervoso da parte della ragazza Elena. Intanto il coach Vagnarelli ha chiesto un minuto di sospensione per ordinare un po' le idee delle ragazze. Ricordiamo che siamo sull'8-2 per la Landy System, che come diceva il coach Vagnarelli ha dimostrato di essere pronta a conquistare questi due punti che le danno la matematica certezza di salire in A1 e quindi dimostrare la sua forza che finora ha dimostrato in tutto il campionato. Al servizio la Zrilic, riceve la Marcelli, va alla conclusione la Ciumè e conquista la battuta, siamo sul 2-8. Al servizio la Marcelli, fallo di doppia commessa dalla Zrilic e la Sirio si porta sul 3-6, 3-8. Murata la Popa e poi la Landy System riconquista la palla, 8-3. Batte fuori la Stignani e la Sirio riconquista la palla su un errore della Landy System. La Ciumè al servizio. Riceve la Ciudi. C'è un'invasione della Martini e riconquista subito la palla Landy System. Al servizio la Krasteva. C'è un errore arbitrale,
Si ripete il servizio, sempre la Krasteva. Marcelli. Lamartini alla conclusione. Tocca la palla, ancora la Krasteva. E la Siro riconquista il diritto alla battuta. 3-8. Martini al servizio. Ciuri alla conclusione. Una gran bella combinazione questa tra la Zrilic e la Ciuri. 8-3. Popa. Chiude 1-85. La Siro riconquista subito il servizio. Recupera un po' fortunoso da parte di Linas Italia. Zrilic, Ciuri, si capiscono a meraviglia queste due giocatrici. Ancora 8-3, un cambio palla. Monica, che ne pensi? Sicuramente il Matara merita la prima posizione. L'unico modo, credo, per Lina di contrastare questo fenomeno di squadra è giocare, intanto abbiamo visto un ottimo punto della Solazzi, è giocare la carta vincente Mai Jin, la coreana in attacco può inventare di tutto, l'abbiamo visto tentare tutte le carte. Potrebbe essere lei che può permettere alla squadra di contrastare il Matera. Certo è che con una difesa del genere sarà ben difficile per Lina portare a casa la vittoria. Vediamo quello che saprà fare la Ciumè. Intanto la Dolmen viene murata dalla Stignani. Siamo sul 9-3 per la Landy System. La Ciuri al servizio. La battuta va direttamente fuori. Cambio palla. Dolmen al servizio. Zrilic tenta subito la conclusione sul secondo tocco. Ciumè al pallonetto. Ancora un recupero da parte della Linas Italia, Marcelli alla conclusione, tocca il muro della Stignani e la Siro conquista un altro punto, 4-9. Sbaglia il servizio la Dolmen, cambio palla, al servizio la Zrilic sul punteggio di 9-4. Marcelli. Non si intendono le ragazze dell'INA. E un altro punto conquistato dal Landy System, 10-4. Ancora Zrilic al servizio. Dolmen. E la Ciumè, come aveva detto Monica, la Ciumè si fa subito vedere, riconquista la palla, una buona combinazione con l'alzatrice Solari. Marcelli al servizio. Brutta ricezione della Landy System che poi non riesce a mettere la palla in campo. 5-10. Ancora Marcelli al servizio. Ancora una brutta ricezione da parte della Landy System e poi la Marcelli non riesce a recuperare questo pallone. Cambio palla. Siamo sul 10-5, al servizio la Stignani. Intanto c'è un cambio nelle file dell'Inas Italia. Entra il numero 2 Borra, esce la Marcelli. Bagnarelli vorrà far riprendere un attimo di fiato alla ragazza perugina. Dolmen. E ancora la Ciumè alla conclusione. Poi ci pensa a risolvere tutto la Krasteva. Una palla sopra la rete e ancora un minuto di sospensione da parte di Vagnarelli. Allora Luigi, le cose non si mettono molto bene per la Siro, ci pare che questa Ciuri sia irresistibile. La Ciuri dall'alto dei suoi... Con la Stignani. Alla conclusione la Martini che viene murata dalla Popa. La Landy System aggiunge un altro punto, 12-5. La Ciumè alla conclusione. E poi sulla schiacciata della De Giusti
Lina non può, non riesce a recuperare questo pallone, 13-5. La Rennisista recupera la palla, ancora la De Giusti.